Ciao a tutti, mi chiamo Yolanda e sono una mediatrice culturale del Sistema Museale d'Ateneo di Bologna. Oggi ci troviamo alle collezioni di zoologia e ci dedicheremo alla carta e alla sua trasformazione completa. Immagino che avete già capito di cosa andremo a parlare, degli origami. Grazie a questa tecnica riusciremo a trasformare un semplice foglio di carta in qualcosa di più complesso, di più elevato e abbiamo scelto la collezione di zoologia perché qui è conservato un pesce molto particolare. Sto parlando del pesce luna e grazie a lui ci siamo ispirati per poi andare a costruire vari tipi di pesci utilizzando appunto la tecnica degli origami. Prima di passare alla pratica, però, vi vorrei raccontare alcune caratteristiche di questo pesce. Come prima cosa, è il pesce osseo più grande esistente sulla Terra. Le sue dimensioni arrivano a 3 metri di lunghezza, 4 di altezza e arriva a pesare ben 2 tonnellate. Vive oltre 100 anni. Si nutre di meduse, zooplancton e piccoli pesci. Il suo corpo è ruvido e rivestito da tante piccole spine dove si vanno a incastrare tanti parassiti. Quindi lui per pulirsi sale fin su in superficie del mare dove gli uccelli andando a beccare gli ripuliscono tutto il corpo. Bene, ora non siete curiosi di passare alla pratica? Prima di farlo vorrei mostrarvi quale sarà il nostro risultato finale. Ecco qua. Quello che andremo a costruire oggi, ottenuto appunto in questo caso con un semplice foglio di carta bianca che poi io sono andata a decorare con la tecnica delle matite colorate. Ovviamente voi potete utilizzare anche altre tecniche come le tempere oppure, perché no, utilizzando la vostra immaginazione. Bene, siamo pronti? Andiamo! Se non avete un foglio di forma quadrata, lo potete ottenere in questo modo. Andando a tagliare poi la parte in eccesso. Ottenuto il vostro foglio quadrato, andremo a piegare sia da una parte, facendo attenzione a far combaciare bene i lati ed essere il più precisi possibile, e sia dall'altra. Andiamo a piegare questo primo angolo facendolo combaciare con la parte finale del nostro foglio, sia da una parte che dall'altra. Anche qui cerchiamo di essere più precisi possibile. Otterremo così all'interno un triangolo che andremo ad aprire e far combaciare questa linea che abbiamo ottenuto, dovrà andare a combaciare con la parte finale del triangolo. Anche in questo caso da tutte e due le parti. Giriamo il nostro lavoro e andremo a fare ulteriori due piegature da questa parte. E dall'altra. Ora creeremo un'altra piegatura in questo modo, piegando metà del nostro foglio verso l'alto, sia da questa parte che dall'altra. Ora ci rimangono le pinne del nostro pesce, che andremo a creare questo piccolo, con questo piccolo angolino, sia da questa parte che dall'altra, e sia girando il nostro lavoro dall'altra parte. Ora apriamo il nostro pesce e voilà! Ecco il nostro pesce. Spero che questo video vi sia piaciuto. Troverete tutte le istruzioni su come realizzare il nostro origami nei commenti sotto il video. Grazie e alla prossima. Ciao!